Andiamo a dare la seguente definizione. Stavolta abbiamo E contenuto in R, F da E a valore in R e X con 0 a un punto di E. Fa ben attenzione, è un punto di E. Non dico che sia un punto di accumulazione, ma dico che deve stare in E. Quindi la funzione deve essere definita in x con 0. Poi dopo facciamo la controprova per vedere se siete stati attenti. Allora, si dice che F è continua in x con 0 se e solo se, per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un deficit maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di deficit e x appartiene a E, allora f di x meno f di x con 0 è minore di epsilon. Ovviamente da questa condizione si intuisce una forte parentela con il limite. Questa parentela adesso la andiamo a specificare. Sono possibili due casi. Primo caso: x con 0 è un punto isolato di E. Che succede in questo caso? Che io posso prendere un delta, se vi ricordate, facciamo la figura, x con 0 prende un certo delta e qua dentro non ci capita nulla di E, tranne x con 0 sta in E. Quindi che succede? Che quando vado a fare la F, qua dentro l'unico punto che ci sta è x con 0 e ovviamente quando ci calcolo la funzione sopra mi viene f di x con 0, quindi quando vado a fare f di x meno f di x con 0 verrà 0, che è sicuramente minore di y. Quindi se il mio punto è isolato, in questo caso ogni funzione f è continua in x con 0. In questo ragionamento la f non è intervenuta in nessun modo, quindi nei punti isolati le funzioni sono sempre continue. Secondo caso, x con 0 appartiene ad E, questo è una ripetizione che faccio per sottolineare, no? Già l'avevamo detto questa linea, ed è e è di accumulazione. Per E. In tal caso il limite f è continuo in x con 0 se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. È chiaro? Cioè, supponiamo che x con 0 sia di accumulazione, allora si può fare il limite. Allora vedete che qua c'è più o meno scritto il limite con f di x con 0 al posto di f, più o meno, perché ci manca una condizione. Quale condizione ci manca? X diverso da x con 0. Ma se x è uguale a x con 0, ripeto,
f di x con 0 meno f di x con 0 fa 0 e quindi è minore di epsilon, quindi quella condizione in questo caso non serve. Quindi è chiaro che se x con 0 è un punto di accumulazione, questa scrittura qua cosa mi dice? Mi dice che il limite per x che tende x con 0 di f di x fa proprio f di x con 0. Quella condizione qua mi serviva se il limite di f di x era diverso da f di x con 0, perché può succedere che una funzione in un punto abbia valore 5 e che il limite magari faccia 7. Ricordate l'esempio valore assoluto del segno di x? Valore assoluto del segno di x fa 1 dappertutto, tranne in 0 che fa 0. Allora il limite per x che tende a 0 di quella funzione fa 1, non fa 0. La funzione vale sempre 1, in quel punto vale 0. Ma il limite vuol dire quando io mi avvicino il limite fa 1. Ma se il limite è uguale a f di x con 0, questa condizione qui, che ci stava qui, non serve. Quindi, nel secondo caso, cioè se x con 0 è un punto di accumulazione e si può fare il limite, perché se era un punto isolato non si poteva fare il limite, allora il limite per x che tende x con 0 di f di x deve fare f di x con 0 e viceversa. Cioè la condizione di continuità è esattamente questa. Quindi nella vostra mente dovete aprire questo compartimento. Dire che una funzione è continua x con 0 vuol dire che il limite per x che tende x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. Ma se x con 0 è isolato, se x con 0 è isolato il limite non si può fare, le funzioni sono tutte continue. Okay. La definizione formale è questa, però si traduce subito in questi casi. Chiaro fino a qui? Oh, mo adesso vediamo se siete stati attenti. Vediamo se siete stati attenti. Allora, prendiamo questa funzione qui, f di x uguale 1 su x. Questa funzione è definita per x appartenente a R meno l'origine. Dovreste conoscere dalle superiori, questo dovrebbero averlo fatto tutti, anche quelli che non hanno fatto lo scientifico, il grafico di questa funzione è l'iperbola equilatera riferita agli assi 1 su x. Fino a qua penso che il livello delle nostre scuole superiori assicuri questo tipo di conoscenze. Siamo fino a qua? Ok. Allora la domanda è: questa funzione in zero è continua o è discontinua? Continua o discontinua? Ditelo tutti. Eh? Non avete capito niente. Non si pone la domanda! X con 0 in E non c'è! Ci sta in E! Chi è E? R meno 0! Una funzione si dice continua in x con 0 appartenente a E. Quando dite alle superiori che la funzione è discontinua in 0, non è quella funzione che è discontinua. Sarebbe discontinua se la volessimo definire in 0, se la volessimo estendere. Quando la andiamo a estendere, allora è discontinua. Questa funzione qui è continua in tutti i punti del suo dominio. 0 non ci sta nel dominio. È chiaro, mo? No. Ok. Si dice continua nei punti del dominio. Non ha senso porsi la domanda se è continuo o discontinuo se il punto non sta nel dominio.
come faccio io qua a scrivere f di x con 0 se f, se x con 0 nel dominio non c'è? Posso scriverlo? No. E allora non si può la norma. È chiaro? Ok. Con questo non voglio dire, naturalmente, tutto dipende dalle definizioni che vengono date. Quindi, se andate a ricontrollare bene il vostro libro delle superiori, in particolare per quello che hanno fatto scena, le definizioni saranno date in maniera corretta, in accordo con quello che poi viene detto. Ma siccome è stato detto così, allora uno lo ricorda così. Ma se io ho dato questa definizione, quella funzione là è continua in tutti i punti del suo dominio che non in tutto il codice. È chiaro? Mo? Ok. Perciò che se non sappiamo le definizioni, non sappiamo di che stiamo parlando. Poi, un'altra annotazione, poi su una cosa avreste diritto di lamentarvi blandamente. Se vi ricordate, all'inizio del corso io ho detto che le domande quasi sempre sono complesse. Complesse non significa complicate, ma sono fatte in due parti. Quando io dico la funzione è continua o discontinua, vi ho tratto in inganno perché vi ho dato la premessa o è continuo o discontinuo. Invece no, non è né l'uno né l'altro. X con 0 non è un punto del dominio. Quindi non si può la domanda se la funzione sia continua o meno. È chiaro? Quindi tutto quello che diciamo ha un senso preciso, cioè non è che è stato fatto l'inizio del corso, il resto del corso è stato fatto per perdere tempo. È stato fatto perché poi prima o poi serve. Per esempio qua serve capire che quella è una domanda complessa, che aveva un'affermazione sottostante e che l'affermazione non aveva senso. Okay. Allora andiamo a vedere cosa possiamo dire sulle funzioni continue. Allora, teorema. Allora, siano f e g due funzioni definite su e a valori in r continue nel punto x con 0. Allora lambda f più mu g con lambda e mu appartenenti a r, f per g sono continue in x con 0. Inoltre, se g di x con 0 è diverso da 0, allora anche la funzione f su g è continua. Quindi lambda f più mu g, qua lambda e mu ci potete mettere qualunque coppia di numeri reali, quindi può essere 3f più 2g, f più g, f meno g, così evito di dire la somma, la differenza. Questa è una, si chiama combinazione lineare. Quindi se due funzioni sono continue, x con 0, qualunque loro combinazione lineare è continua. Inoltre il prodotto è continuo. Inoltre, se il denominatore in x con 0 è diverso da 0, si può fare il rapporto, e il rapporto è una funzione
continua. Quindi questo ci permette di dire che quando noi abbiamo due funzioni continue e noi usiamo la somma, il prodotto, i rapporti, il rapporto e le combinazioni lineari per farne altre funzioni, se utilizzo funzioni finché utilizzo funzioni continue, tutto quello che riesco a produrre saranno nuove funzioni continue. Per esempio, nel momento in cui avremo dimostrato questo teorema e sapremo che la funzione x è una funzione continua, cosa ne seguirà? La funzione f di x uguale x è una funzione continua, che cosa ne seguirà? Che tutti i polinomi saranno. Allora, cosa mi serve? La continuità della funzione 1, che è una costante, e della funzione x. Allora, come sono fatti i polinomi? I polinomi sono, per esempio, 7x cubo più 5x quadro meno 3x più 1. Allora, x cubo è continua? Sì, perché è x per x per x. 7x cubo è continua perché? Sì, perché è 7 per x. 5x quadro è continua? Sì. 3x è continua? Sì. 1 è continuo? Sì. Allora 7x cubo più 5x quadro meno 3x più 1 è continuo. Quindi quella, diciamo, nel momento, da questo teorema, per esempio, con un piccolo esercizio si dirà che tutti i polinomi sono funzioni continue. Ok? Benissimo. Dimostrazione. Allora, se x con 0 è un punto isolato di E, la tesi è ovvia. Punto isolato di E, tutte le funzioni sono continue. L'unica cosa, magari il rapporto si poteva fare, sì, perché c'è disponibilità diversa da 0. E quindi si può fare anche il rapporto, sono tutte continue. Allora, sia adesso x con 0, quindi un punto, diciamo x con 0 appartenente a E, un punto di accumulazione di E. Allora, noi sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x fa f di x con 0. Poi sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di g di x fa g di x con 0. Quindi il limite per x che tende a x con 0 di lambda f di x più mu g di x, quanto fa? Fa lambda f di x con 0 più mu g di x con 0, che è quello che deve fare. Per quale motivo? Limite della somma, la somma dei limiti, poi le costanti si portano. Poi il limite per x che tende a x con 0 di f di x per g di x è uguale a f di x con 0 per g di x con 0. Perché? Viene prodotto con la prodotto di x. Abbiamo visto delle successioni, abbiamo visto delle funzioni e vale. Poi il limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x è uguale a f di x con 0 fratto g. Attenzione, qua qualcuno potrebbe avere dei dubbi, perché uno dice, ma io so, tu mi hai detto che solo g di x con 0 è diverso da 0. Io che ne so se quando mi avvicino a x con 0 qua al denominatore mi capitano dei punti in cui g si annulla, se potrà fare questo limite? Sì, perché esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, g di x è, diciamo, e x appartiene a D, allora g
di x è diverso da 0. Cioè, teorema della permanenza del segno, vale per le successioni, vale pure per le funzioni. Si fa come al solito, o direttamente o usando il teorema. Se la funzione nel punto x con 0 valeva g di x con 0 ed era diversa da 0, allora siccome ed era continua, allora il limite per x che tende x con 0 di g di x è uguale a g di x con 0 che è diverso da 0, e quindi esisterà un delta tale che quando sto più vicino a x con 0 di delta la mia funzione è diversa da 0. Quindi in tutto un intorno questo rapporto si può fare, poi mi avvicino a x con 0 e il limite farà, siccome vive il rapporto uguale al rapporto di x, si farà f di x con 0 su g di x con 0. Quindi non c'è problema. Se g di x con 0 è diversa da 0 e g è continua, in realtà il rapporto si può fare in tutto un intorno del punto. Ok? Bene, quindi questo teorema ci mette un po' sulla buona strada. Allora vorrei, io prima ho catturato la vostra attenzione facendo finta di essere arrabbiato, no? Però la funzione è venuta bene, la finzione. Ah, però quello che vi voglio far capire, quello che vi voglio far capire è che una cosa è studiare un corso per imparare certi risultati del corso, il corso dice una cosa, e una cosa è imparare un corso studiando e imparando a ragionare. Per quale motivo questo approccio è superiore? Immaginate di dover aver bisogno di un'auto. Tutti quanti abbiamo bisogno di un'auto, andiamo dal concessionario, compriamo la nostra auto e spendiamo poco. Certamente molto meno faticoso che costruirsi da solo. Immaginate di avere tutte le competenze per costruirsi un'auto. No? Ci mettete anni, invece magari ci metterete 10 anni per imparare tutta questa cosa, per procurarvi tutti i pezzi, e comunque spendete un bel po' di soldi. Invece voi andate al concessionario con lo stipendio magari di un anno o di 6 mesi, vi comprate la vostra utilitaria e poi gli altri 9 anni e mezzo potete divertirvi con lo stipendio. Tuttavia c'è una differenza tra essere un utente e basta ed essere qualcuno che ne capisce, per esempio, di meccanica un po', oppure di la parte elettrica. La differenza qual è? È che quando tu hai bisogno di una, non ti funziona in qualche cosa, allora devi andare dal meccanico, devi andare dall'elettronico, devi andare dal fornitore di pezzi di ricambio, perché dice questo pezzo bisogna cambiare. Cosa diversa è sapere come funziona e quindi saperlo modificare. Sapere, mettiamo che stai in Australia, sei partito in Australia, ci sono dei tratti di strada che sono 500 km, a volte sono 150 km senza vedere anima viva, in mezzo al deserto. Ti si rompe la macchina là, voglio dire, che fare? È vero, ci sono situazioni estreme, normalmente tutti noi abbiamo, però se tu sai come funziona puoi aggiustarla, puoi tentare di modificarla, puoi fare qualche cosa. Questo è il concetto, cioè voi quello che dovete capire, dovete diventare degli artigiani di questa cosa, cioè dovete capire come funziona, che nel momento in cui capisci come funziona tu non dici ah quale teorema devo applicare. Dici, ah, ragioniamo, qua devo ottenere questo, quindi per ottenere questo allora ci arrivi a che cosa devi applicare. E se non è esattamente quel teorema, ma è qualcosa di vicino a quel teorema, quindi questo assomiglia a quella cosa lì, allora me l'adatto. Se voi seguite
Allora, voi fate un esperimento. Questo corso è stato già fatto 3 anni fa, 4 anni fa, se lo vedete. Andate per curiosità, andatevi a rivedere, prendete, perché sennò ci vorrebbe troppo tempo, prendete 3 teoremi che faccio quest'anno, andate a rivederli 4 anni fa, magari almeno su 3 ne trovate uno che non è stato fatto esattamente. Perché io, i teoremi più famosi, le ipotesi sono quelle, quindi la dimostrazione è quella, se prendi, che ne so, il teorema di Cauchy, ma se tu prendi queste cose qua, il teorema della permanenza del segno, ci sarà sempre qualche piccola virgola che è diversa, perché io non me lo sto a ricordare il teorema in maniera spuntata, precisa, così. Io ogni volta che faccio la dimostrazione prendo le ipotesi e ragiono. A volte il ragionamento, per quanto equivalente, può seguire una strada leggerissimamente diversa, ma del tutto equivalente. Chiaro? E questo uno vorrebbe, da uno studente, vorrebbe che lo studente imparasse a fare questo. Non c'è la stesura perfetta di un teorema. Magari uno dice, vabbè, ma fare questo richiede troppa fatica e poi al di là delle mie competenze. Può essere. Anche io, quando sulla mia macchina, non so riparare tutto, assolutamente. Però quel 5-10% di cose che so riparare, ricordatevi sempre il principio di Pareto. Conoscete il principio di Pareto? Un principio empirico che vale la pena di conoscere. Si chiama 80-20. Diciamo, il 20% delle cose, se tu conosci il 20% della conoscenza su un argomento, però ottieni l'80% di risultato. Facciamo un esempio, un negozio ha clienti di vario tipo, se vai a vedere magari il 20% della miglior clientela, gli fornisce l'80% degli utenti. Non è scritto nella pietra, magari su un supermercato questo non è vero, però Pareto aveva scoperto, tuttora viene ritenuto abbastanza valido, perché in molte situazioni nel concreto approssimativamente si può ritenere vero. Quindi nessuno pretende da voi che state studiando ingegneria delle sottigliezze sul teorema di Cantore, che magari non lo so neanche se lo farete la dimostrazione, però su queste cose qua che sono basilari cercate di capire le definizioni, cercate di applicarle bene e vedrete che imparerete piano piano. Chiaro? Ok, adesso vediamo se ci abbiamo una ventina di minuti. Ok, allora andiamoci a fare un prospetto di funzioni continue. Allora, se io prendo una funzione costante, questa funzione è continua, x sta in e, è continua, quello che noi abbiamo definito era la continuità in un punto. Questa funzione è continua in tutti i punti di E. Questo discorso vale per tutte le funzioni, anche se non fossimo da RNR, le funzioni costanti sempre continue. Come funziona la dimostrazione? Sia, questo è un esercizio, x con 0 appartenente a D, allora noi abbiamo che f di x meno f di x con 0 in valore assoluto è uguale a L meno L che fa 0, che è sicuramente minore di epsilon. L'ho fissato l'epsilon, non serve, perché siccome la funzione è costante, quando vado a calcolare questa quantità che dovrebbe essere minore di epsilon, è 0, e 0 è quale minore di qualunque epsilon. Quindi da questa osservazione segue
che la mia funzione è continua. Le funzioni costanti sono sempre funzioni continue. Andiamo a prendere questa funzione f di x uguale x. Allora io dico che questa funzione è continua, vedremo poi che questa funzione è un po' meglio che continua, vedremo che, a parte che sarà di classe C infinito quando lo vedremo, ma comunque è una funzione lipschitziana e questo lo vedremo a suo tempo, di costante 1. Però adesso ci interessa che sia continua in tutti i punti di f. Anche quella la volevo definire su tutto R, quindi questa qua la voglio definire su tutto R. X appartiene. Allora, come funziona? Osservate che f di x meno f di x con 0 è uguale a x meno x con 0. Allora, sia epsilon maggiore di 0, esiste un delta che è uguale a epsilon, tale che se x meno x con 0 è minore di delta, poi qua non ci devo mettere niente perché x con 0, non ci devo mettere x diverso da x con 0 e ci dovrei mettere x appartenente a e, ma x appartenente a r, siamo in r, quindi è implicito. Allora f di x meno f di x con 0 che è uguale a x meno x con 0 pure lunga è minore di epsilon che è uguale a 2. Se questo è minore di delta, lui stesso è minore di delta, ma delta è uguale a epsilon, quindi è minore di epsilon. Quindi è banale, cioè la funzione x è ovvio che è continua, basta fare la scelta epsilon uguale delta. Faccio il grafico, questo è il grafico della funzione x. Allora vedete? Qua c'è x con 0, qua c'è x con 0, se qua scelgo l'intorno di semiampiezza di epsilon, e qua posso scegliere lo stesso, la stessa semiampiezza. Se il punto lo prendo qua dentro, f di x sta finito. È banale. Quindi questo è corollario. Corollario di questi esercizi, sia prendiamo p di x un polinomio definito su R, allora p è continuo su tutti i punti di R. È evidente, perché l'abbiamo detto prima, un polinomio p di x come è fatto? P di x è una somma per i che va da 0, chiamiamolo h che va da 0 fino ad n, di a con h per x elevato ad h. X elevato a 0 per definizione fa 1, ok? Questo è un polinomio di grado n, cioè sarebbe scritto per esteso, sarebbe a con 0 più a con 1 x più a con 2 x quadro più a con n x elevato a n. Allora, cioè un polinomio è una somma di monomi, ma un monomio che cos'è? Non è altro che una potenza intera della x. La potenza intera della x è continua perché è il prodotto di un certo numero di volte la funzione x. Per esempio, x cubo è x per x per x. X è una funzione continua, x per x per x è una funzione. Poi diciamo, ma ci stanno le costanti davanti. Vabbè, ma quando lo moltiplichi per una costante, le costanti sono continue e rimane continua. Poi, siccome tutti i monomi sono continui, quando vado a fare la somma è una costante. Continua.
Ok. Corollario. Altro corollario. Andiamo a fare il rapporto di due polinomi. Il rapporto di due polinomi si chiama una funzione razionale. Una funzione razionale altro non è che un rapporto di due polinomi. Questa è definita, chi è E, il dominio, è l'insieme degli x tali che u di x è diverso da 0. Cioè, ovviamente questa funzione si può definire tranne quando si annulla il denominatore. Quando si annulla il denominatore non possiamo fare la divisione. Non possiamo fare la divisione neanche se p contemporaneamente fosse 0. Neanche 0 su 0 possiamo fare. In quel caso la forma indeterminata possiamo andare a vedere se esiste il limite in quel punto. Ma quel punto in partenza non è un punto del volume. Allora, p di x su q di x è continua in tutti i punti di E. Ad esempio, 1 su x è continuo in tutto R meno 0. E in 0 non si pone la domanda, perché non è un punto del volume. Bene? Va bene? Ok. Oh, però fatto questo, noi adesso abbiamo un problema. Perché? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Prendiamo questa funzione qua, f di x uguale radice di x, x maggiore o uguale di 0. Se vi ricordate, il grafico di questa funzione è fatto così. È la funzione immersa alla funzione x quadro, però solo sui numeri maggiore o uguale di 0. Sarà una funzione continua? Cioè lo è, in verità lo è, però noi con quello che abbiamo dimostrato fino adesso non lo possiamo affermare, perché questa non è né una somma, né un prodotto, né un rapporto di funzioni continue. Questa qua è l'immerso di una funzione continua. E beh, però se io riesco a dimostrare un teorema che mi dice che l'immerso di una funzione continua è continua pure lei, beh, allora magari il teorema ci sta, però per poterlo dimostrare dobbiamo faticare un po'. In particolare, prima di parlare di funzione immersa sarà opportuno parlare di funzione composta. Per quale motivo? Supponiamo di aver dimostrato che radice di x è continua. Allora, supponiamo adesso di voler fare radice di 1 più x quadro. Sarà continua? Sì. Sì, ma mi servirà per dimostrarlo un altro teorema. Io so che 1 più x quadro è continuo, so che la funzione che ha y associata alla radice di y è continua, mi serve un teorema che dirà che la composizione di due funzioni continue è continua. Questo teorema è vero, però bisogna dimostrarlo. Questo teorema è più facile da dimostrare. Ok? Quindi adesso qual è il programma? Il programma è
Ah sì, intanto abbiamo capito che ci stanno, insomma, fino a che magheggio con somme, prodotti e rapporti, fino a che si può fare e fino a che le funzioni che usavo erano tutte continue, è tutto continuo. Ecco, per esempio, andiamo a vedere un altro esempio di funzione continua. Prima di andare a fare un esempio di funzione continua, è questo. Allora, andiamo a fare, prendere la funzione seno di x. Allora, facciamo prima un ragionamento. Per semplicità prendo una funzione definita su tutto R, così. Allora, prendo f da R in R. Suppongo che valga questa disuguaglianza, f di x meno f di y sia sempre meno o uguale di una costante fissa L per x meno y. Allora dico che f è continua in tutti i punti di R. Allora, dobbiamo verificare che il limite di f di x uguale a f di x con 0 per ogni punto di R, i punti di R sono tutti di accumulazione. Un numero positivo, poi prendo delta uguale epsilon fratto L. Per esempio, se L era 10 devo prendere epsilon decimo, se L era 1 bastava epsilon. Allora, se x meno x con 0 è minore di delta, le altre condizioni non ce le devo scrivere perché non ci stanno, cioè x dove scrivere x appartenente a E, ma E è che è uguale a epsilon su L, che succede? Che quando vado a fare f di x meno f di x con 0, questo è minore di L volte per delta, che è uguale a L volte per epsilon su L, L, L si cancella. Ah, una funzione del genere è perfetta. È sicuro che è continua. Vedete? Questo ragionamento qui non dipende da x con 0. Vedremo che quando questo ragionamento non dipenderà da x con 0 si dirà che la funzione è uniformemente continua. Questo lo vedremo più in là, quando ci servirà, non adesso. Quindi una funzione del genere è molto meglio che continua. Non sempre è vera questa cosa, ci sono funzioni continue che non rispettano questa condizione. Per esempio, con la funzione di prima, la radice quadrata di x, non rispetta questa condizione. Però se otteniamo questa condizione, automaticamente la nostra funzione è continua. Allora io dico che la funzione seno, così come la funzione coseno, rispettano questa condizione. E quindi sono funzioni continue. Allora, proviamo a fare seno di x meno seno di y. Allora, io dico che questo è uguale al valore assoluto di 2 volte coseno
x più y mezzi per seno di x meno y mezzi. Questa è una formula di Crostaveresi. Poi vi insegnerò, non mi sembra di averlo, già, di averlo fatto con voi, però poi vi insegnerò come ricordarsi la formula di Crostaveresi. Allora, 2 seno di x, allora questo è come se fosse, quando studieremo quale derivate, questo è il numeratore del rapporto incrementale del seno. Qua questo, ci deve andare questo pezzo perché è come se fosse il denominatore del rapporto incrementale del seno, perché quando un numero è molto piccolo, vicino a 0, supponete che x e y siano vicini, allora x meno y è vicino a 0, questo si comporta come x meno y mezzi, che per 2 fa x meno y, che sarebbe il denominatore della fondamentale. E qua ci fa la derivata di seno che vedremo dopo. Dove ci va nel punto medio? Questo è un modo curvo di ricordarsi le formule di Crostaveresi. Ovviamente non è una dimostrazione della formula. Le formule di Crostaveresi si dimostrano utilizzando le formule di addizione di seno e coseno. Le formule di addizione di seno e coseno le abbiamo ripassate quando abbiamo fatto i numeri complessi. Oh, è vera questa uguaglianza. Questa uguaglianza la dovreste sapere dalla superiore, che dovreste aver fatto trigonometria. Se no, ci credete e poi imparate come ricordarvela. Poi vi spiegherò come ricordarvela. Comunque, una volta arrivati qua, questo è più piccolo di 2 volte per il valore assoluto di questo, per il valore assoluto di questo. Allora, prima valore assoluto lo posso far sparire e lascio solo questo qua. Per quale motivo? Beh, perché se ne cose no, questo lo ricordate, sono compresi tra meno 1 e 1, no? Quindi il valore assoluto sono sicuramente più piccoli. Quindi il valore assoluto di questo coseno è sicuramente più piccolino. Se ci metto 1, aumenta. Adesso mi serve un'altra disuguaglianza, che quando vado a fare il seno di un qualunque numero espresso in radiani di alfa, seno di alfa è questa lunghezza qua, alfa è la lunghezza di questo qua, dell'arco. Siccome la lunghezza dell'arco è sempre maggiore della lunghezza della corda sottesa dall'arco, questo è metà dell'arco e questa è metà della corda. Che cosa significa? Significa che questo è più piccolo di 2 volte il valore assoluto di x meno y mezzi. In mezzi si può portare pure, si semplifica, qua viene x. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che il seno, seno di x meno seno di y, f di x meno f di y, è minore o uguale di valore assoluto di x meno y. Rispetto a questa condizione, qual è la costante L? È 1. Quindi si suol dire che il seno è una funzione lipschitziana di costante 1. Per adesso non ve lo scrivo, qua ve lo scrivo, si scrive lipschitziana dal matematico che per primo ha definito la cosa. Se lo voglio fare col coseno è uguale, faccio questo e poi facciamo qua. Questo è uguale a meno 2 seno di x più y mezzi per seno di x meno y mezzi col valore assoluto. Oh, qua è vero, anche se ci tolgo il valore assoluto, cioè coseno di questo meno coseno di questo uguale a meno 2 seno di questo per seno di questo. Perché se qualcuno ha, diciamo, adoperato bene il cervello prima, già qualcuno che abbia fatto lo scientifico, non pretendo. Se qualcuno ha fatto lo scientifico, ha capito prima quello che ho detto, vedete cosa ci fa. 2 seno di x meno y mezzi è il denominatore del rapporto incrementale. Che ci fa qua la derivata di coseno, cioè meno seno di x più y. Chiaro? Ok, ma allora tutto questo è minore o uguale di 2 per il valore assoluto del seno di x meno y mezzo.
come al solito, valore assoluto di meno 1 fa 1, valore assoluto di 2 fa 2, porto fuori, valore assoluto di questo è più piccolo di 1 e mi rimane il valore assoluto di questo, che come prima è minore o uguale di 2 volte x di x mezzi, che è uguale a x. Quindi anche il coseno è una funzione lipschitziana di costante. Se una funzione ha questa bella proprietà qui, è sicuramente continua. Cosa abbiamo scoperto? Che la funzione seno è una funzione continua, la funzione coseno è una funzione continua. E la funzione tangente? Chi è la tangente? Seno e coseno. Il rapporto di due funzioni continue è continuo. Dove è definito, ovviamente? Quindi nei punti dove il coseno è diverso da zero. Dove è definito? Quindi in un po' di fatica all'inizio si deve fare, però la teoria a questo serve, cioè tu adesso c'avevi che erano continue soltanto i polinomi, avevi dimostrato. Adesso puoi usare anche quelli che si chiamano i polinomi trigonometrici, cioè tutte le combinazioni lineari, per esempio seno al cubo di x meno coseno quadro di x è continuo, seno al cubo di x meno coseno quadro di x fratto seno alla quarta di x più 1 è continuo, x più seno di x è continuo, insomma i due funzioni continue, x più seno di x fratto x quadro più seno alla quarta di x più 1 o più seno alla quarta di x quadro meno 1 più 1 è continuo. Vabbè no, là ci serve la funzione composta, quella non quella per questa. Ok, comunque è vero che è continuo. È chiaro? Quindi per ora noi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che sono continue le funzioni u, x, seno di x e coseno di x. Automaticamente sono continue tutte le funzioni che posso fare con le somme, prodotti e rapporti di queste funzioni qua. E sono già tante. Ok? Per andare avanti ci serve per esempio altre cose, ci serve la funzione e alla x, è continua? Se è continua e alla x, sarà continuo con il logaritmo? La risposta sarà sì e sì. La funzione radice di quadrata di x è continua nel suo dominio? La risposta è sì, e così via. Però per dare queste altre risposte ci serve un altro pezzo di teoria. Però è teoria che serve, perché se non c'è questa teoria, tu questo non lo dimostri. Chiaro? Bene. Pausa.